L'accordo si farà, ma al prezzo di una lotta intestina che rischia di spaccare i repubblicani. Da Washington, l'analisi del nostro corrispondente Stefan Grob. Beina è tra l'incudine e il martello, ci dice, ma alla fine la spunterà e a pagare sarà la destra repubblicana che potrebbe finire per lasciare il partito. Hi Stefan. Lo shutdown prosegue da 2 settimane, siamo ormai a meno di 2 giorni dalla scadenza per innalzare il tetto del debito. In caso di mancato accordo scatterebbe il default, ma si sta facendo di tutto per evitarlo. Un accordo è in vista? Nel corso delle ultime 48 ore abbiamo assistito a negoziati frenetici tra i leader democratici e repubblicani del Senato, Harry Reid e Mitch McConnell. Sembra che stiano raggiungendo un compromesso proprio mentre parliamo. Quanto sappiamo è che l'accordo prevedrebbe la riapertura dello Stato federale fino a gennaio e lo sfondamento del debito fino a febbraio, senza di fatto toccare l'Obamacare. Questa formula non farebbe che rimandare la soluzione del problema, ma lascerebbe a entrambe le parti il tempo per lavorare a un budget di lungo periodo. Il Senato sarà forse a un passo dall'accordo, ma per scrivere la parola fine alla crisi è necessario anche il via libera della Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana. Quanto è vicino questo traguardo? Il problema è proprio questo. La destra repubblicana tiene sotto scacco la sua stessa leadership perché non dia il via libera all'accordo. Beina è quindi tra due fuochi. Credo tuttavia che democratici e repubblicani moderati racimoleranno abbastanza voti per approvare un compromesso e porre così fine alla paralisi politica. Con ogni probabilità, politicamente, questo amplierà le divergenze tra destra e componenti moderate dei repubblicani. È facile quindi che in vista delle elezioni per il Congresso del prossimo anno assisteremo a primarie repubblicane particolarmente violente. Qualcuno sostiene che la destra repubblicana potrebbe addirittura lasciare il partito. Stefan Grober in Washington, thank you. Thank you, Sarah.